Anche la bellezza artificiosa, costruita e pianificata, ha il suo fascino. Ma quello che incanta i sensi è la simmetria nella natura. I suoi spigoli vivi, i suoi errori. Un albero che è sia fuori posto sia proprio dove dovrebbe essere. Un po' come i dinosauri. Mi scusi, dottor Malcolm. Nello Yosemite hanno avvistato un grosso branco di animali in libertà. Appunto. Il caos non è adorabile? Yosemite, oltre 2500 chilometri quadrati, ospita una delle più antiche specie arboree del pianeta, la sequoia gigante, che cresce in quest'area della California da oltre 60 milioni di anni. Forse è questo il nesso, quello che attira qui i dinosauri. Le sequoie sono familiari, sono nella loro memoria genetica. Quindi potrebbe essere l'habitat perfetto per i dinosauri. Bentornati ragazzi, qui con Jurassic World Evolution 2. Allora, nello scorso episodio eravamo in Oregon, dove abbiamo costruito una delle voliere più grandi degli Stati Uniti. Adesso, in questo nuovo video, ci troviamo in California e dobbiamo occuparci dei dinosauri nei dintorni. Allora, prima di iniziare io vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Mi raccomando ragazzi, ci conto. Allora, partiamo subito. Sugli equivoci è un modo di dire. Non ci sono né buoi né stalle. Quello che intende Owen è che la situazione è in evoluzione. Abbiamo dinosauri da catturare e strutture da costruire. Wow, questa è la mappa più grande. Niente stalle, ma un centro spedizioni, una struttura paleomedica e un centro di risposta. Sì. Sarebbero un buon punto di partenza. Allora, mettiamo un bel punto d'arrivo. Lo mettiamo qui. Poi centro di controllo. Centro sviluppo scientifico. Centro spedizioni. Energia elettrica magari, che può far comodo. Allora, ottimo. Ci manca la struttura paleomedica, ragazzi. Vabbè. Thank you.
Ok, abbiamo costruito praticamente tutto. Come te la cavi con le foto? Quello che dovevamo. In che senso? Sono sicuro che il mio profilo migliore sia il destro. Owen, mi riferisco ai dinosauri. Avremo bisogno di foto delle specie dello Yosemite. E ti sbagli, non è vero che è il destro. Ora ho capito, possiamo prendere uno dei veicoli e partire per una spedizione fotografica. Comunque sì, il sinistro è migliore. Allora. Sei ancora qui. Adesso vado, anche se guardando meglio il profilo destro. Vai! Vado subito. L'ho capita, va bene. Eccoli là. Ah, ok. Stay right there, folks. I've got to go to Jake. I'll be right back. È incredibile vedere questi animali in un habitat simile a quello naturale. Queste foto non immortalano solo i dinosauri, ma un preciso momento nel tempo. E considerato come sono arrivati qui, è doppiamente strano. Credo che sia la cosa più vicina possibile al vedere i dinosauri come erano 65 milioni di anni fa. Ed è veramente da togliere il fiato. Non lo vedo più. Ah, ok, fermo. E chi cacchio lo vede? Ragazzi, sarò ciecato, ma non lo vedo. Eccolo! Ok, possiamo passare al prossimo senza investire il Copsognathus. Se non ti imboscavi adesso non andava bene.
Ok, ne manca uno di qua. Questi li ho già catalogati, quindi mancano loro. Ne abbiamo un po' di specie, eh? Mi prendi per i fondelli? Scusa, quelli cosa sono? Oh oh! Le squadre di cattura da remoto devono riportarci dinosauri più pericolosi. C'è in gioco la sicurezza sia del pubblico che dei dinosauri stessi. Sono l'uomo giusto. Beh, nonché il tuo. Lo so. Una volta catturati, li sistemeremo nella nuova struttura. E lo so. Quindi sta attento. Ok. Allora, facciamo dei recinti. Allora, vediamo di catturare qualcosa. Carnivori pericolosi. Troodon. Cryolophosaurus. Albertosaurus. Ci sta, ci sta. Errerasaurus. Dilophosaurus. Allosaurus. No, voglio l'Albertosaurus.
Ah! Ci siamo, ragazzi. Perfetto. Risorsa in transito. Beh, il recinto ce l'ha grande. Adesso l'acqua. Adesso gli facciamo fare una visita dalla squadra dei guardiani. La consegna è stata completata. Vai. Vediamolo da vicino. Che c'è il telefono che squilla? Ma è proprio qui del dinosauro che suona il telefono, ma che cacchio? Allora, gli serve la sabbia, la roccia e le prede, ok. Per le prede si sta un attimo. Per quanto riguarda invece la sabbia, allora la roccia ce l'ha qua. E la sabbia gli occorre anche un controllo medico, ora che vedo. Ma che? Oh, l'energia assente non è un buon segno. Ha sfondato il recinto come niente. Oh oh. Allora, intanto lo mandiamo a farsi curare la ferita. Vai. In viaggio per la raccolta della risorsa. Nel frattempo gli facciamo mettere a posto la recinzione ai guardiani. Non è mica facile accontentare sto Albertosauro. Ragazzi, siamo in rosso.
Trasporto completato. Ok, allora posso ritrasportarlo là. E speriamo che cominci a farmi fruttare qualcosa, perché sennò siamo messi male, ragazzi. Mi toccherà licenziare qualcuno. Ma non l'hai riparato? Ma che cacchio hai fatto? Scusa, eh. Ma porca paletta, quando hai fretta. Non ho soldi! Ma dai, ma... Entra oggi magari, aggiustalo. Oh, grazie al cielo l'ha aggiustato. Dove va? Manca ancora un po' di roccia. Adesso te la metto. L'importante è che non fai altri danni, per favore. Se no, siamo nella cacca. Meglio? Sei una cosa assurda, sai? Perfetto, ce l'abbiamo fatta, almeno uno è andato. Vediamo come sono i ricavi. Ok, stiamo guadagnando, perfetto. Va bene. Adesso, appena ne ho la possibilità, costruisco un altro recinto e invierò subito a catturare... Anzi, forse mi conviene inviare prima a catturare gli animali e poi... E poi costruisco il recinto, ragazzi. Ok, ragazzi, allora, come potete vedere, abbiamo recuperato un po' di denaro. Nel frattempo ho costruito un nuovo recinto e ho inviato una nuova spedizione a catturare dei dinosauri. Intanto qua l'Albertosaurus è soddisfatto. Si sta facendo guadagnare anche un bel gruzzolo. Siamo sopra di 114.000 e ci va alla grande. Visto che ne ho la possibilità, però, allora posso ricostruire il centro scientifico. Wow! Catturati 3 su 3, benissimo.
Allora, trasportameli subito, magari con calma. La risorsa è in viaggio. E poi mi mancava il centro di risposta, ce l'ho. Ah, quello ce l'ho. Il centro del personale che l'ho tolto perché mi serviva denaro, ragazzi. Eravamo messi male, veramente. Ok, vediamoli un attimo. Anzi, prima inviamo il guardiano. Vediamo gli Herrerasaurus. Wow! Quindi ama gli erbivori? Ah no, no, scusate, ama i Compsognathus e detesta... vabbè, i carnivori, ti credo. Oh, c'è una cosa che non ho costruito ancora. Intanto l'Albertosaurus sta attaccando i miei guardiani. Va bene. Wow, ha fatto partire qualche portiera. Mamma mia. Oh, ma c'è un Compsognathus qui. Ma dai. Ok ragazzi, allora abbiamo curato tutti e tre gli Herrerasauri. Adesso vediamo di catturare un'altra nuova specie. Metriacanthosaurus. Potrei andare di Troodon, a dire il vero. Otto, mica... mica pochi. Ne hai qua da controllare. Ha bisogno di foresta. Così vi basta?
Quanto pare sì. Ottimo, allora, abbiamo tre recinti con carnivori, adesso ne arriveranno altri. Quanto pare non serve il controllo medico, fortunatamente. No, ecco, appena finito di dire... Ah, no. Aspettate un secondo. No, tutto fatto, perfetto. Allora, possiamo passare alla prossima cattura. Criolophosaurus, vai! Due catturati, vediamo. Vabbè che posso sempre espandere il recinto, non c'è questo gran problema. Comunque. Stiamo trasportando la risorsa. Risorsa consegnata. Ok, come potete vedere ho potenziato le recinzioni, finalmente. Vediamo di farlo anche di qua, dall'Albertosauro. Non lo fa qua, perché? Ma perché sei così? Ma va bene. Ostruzione. Quanto pare manca energia. Ah no, manca proprio energia. Vabbè. Cosa? È uscito dal cancello! E l'altro dov'è? Come ha fatto ad uscire dal cancello? Scusate, è chiuso Purley? Mi ha fatto venire un colpo. Spero che sia stato solo un bug o roba del genere, perché se no... di recupero risorsa. Allora, andiamo a fargli questo controllo medico.
Ne abbiamo catturato i Metriacanthosauris, ragazzi. Russ. Mamma mia. La risorsa è in viaggio. Ottimo. L'acqua. Le prede. Sono tre. Però l'acqua mi sa che non dovevo metterla lì. La risorsa è stata consegnata. Consegna completata. Il trasporto della risorsa è stato completato. Ha bisogno di foresta anche lui, a quanto pare. La posta in gioco è incredibilmente alta, se ho capito bene. E capisco sempre bene. Stiamo per stabilire un nuovo tipo di relazione con i dinosauri. Saremo in grado di concepire idee rivoluzionarie, perché comprendiamo meglio il passato. Beh, può dirlo forte. Cerchiamo di metterci quegli incidenti alle spalle. Se posso, ma non esistono incidenti, solo ragioni ancora da scoprire. Il nostro errore, l'errore dell'umanità, è stato voler conoscere la verità quando la menzogna era già più che sufficiente. Questi dinosauri creati con l'ingegneria genetica sono reali perché li abbiamo fatti diventare reali noi. Da secoli manipoliamo e incrociamo cani, gatti e bestiame. Perché? Non per le loro esigenze, ma per quello che noi desideriamo dagli animali. E crede che adesso stiamo facendo lo stesso? Me lo dica lei. Ogni contatto, anche il più fugace e ponderato, genera un cambiamento. Sbaglio, dottoressa Dua? Ci illumini. Per ora dobbiamo accettare le cose così come sono. Il nostro compito, il mio compito, è far sì che questi animali siano salvaguardati. Il resto si vedrà. Sì, un'affermazione splendidamente caotica. Nemmeno sulle isole abbiamo creato qualcosa di così. Di così. Perfetto. Beh, considerato che non possiamo lasciarli liberi e che i dinosauri non sanno come dovrebbe essere la loro vita, è il livello massimo di perfezione. Quindi dovremmo essere felici. Ma lo siamo? Felici? Forse. Ok, c'è qualcosa che ti turba, e non sono io. No. Allora, cos'è? Questo parco non è il capolinea per i dinosauri, giusto? No. Certo che no. Come potrebbe esserlo? È troppo pericoloso avere questi animali così vicini alla civiltà. Li seguiremo ovunque. Lo pensi davvero, Owen? Ti rendi conto di quello che dici? Siamo una squadra. Ti conosco, Claire. Non volteresti mai le spalle a quegli animali. E non solo perché sarebbe alquanto imprudente, ma perché semplicemente non lo faresti. E nemmeno io. Sono un destino a cui non possiamo sfuggire. E non solo noi due. Tutti. È qualcosa con cui il pianeta dovrà scendere a patti.
Già, se non iniziamo noi a prenderci cura del pianeta, ci penseranno i dinosauri a farlo. Bene ragazzi, a quanto pare abbiamo concluso anche la missione in California. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, spolliciata più non posso, bombardatelo di like. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Noi ci risentiamo al mio prossimo video, ragazzi. Grazie. Yosemite. Nella lingua della tribù Miwok significa Valle degli Assassini. Appropriato, vero? Il forte mangia il debole. Il cacciatore e la preda ottimizzano continuamente dimensioni. Aspetto, vigore, vista e velocità. L'intelligenza si concentra sempre di più sull'attività più vitale per la sopravvivenza. L'evoluzione è un'infinita corsa agli armamenti che arriva fino ad oggi. È la vita, un cambiamento continuo. E ora i dinosauri sono tornati nella Valle degli Assassini. La domanda non è: sono fatti per lo Yosemite? Probabilmente lo sono. No, la vera domanda è: ci resteranno?